progetto che va in continuità in buona parte con i primi 5 anni di amministrazione, che sono quelli che ci hanno consentito e ci consentono di essere qui con la fiducia forte, fortissima dei cittadini nei confronti di questo progetto, fiducia rispetto alla quale tutti i componenti di questa nuova fase amministrativa devono essere all'altezza. Quale sarà la prima cosa su cui tornerà a mettere mano? Proseguiremo il percorso svolto, non ci siamo mai fermati se non in questi giorni successivi alla proclamazione, in cui ho continuato ovviamente a lavorare come sindaco e dare continuità al percorso amministrativo. Quindi è un percorso in continuità, cercando di migliorare ovviamente sempre di più il lavoro svolto, ma sulla base di una traccia che nel corso dei primi 5 anni ci ha consentito di mettere in campo una pianificazione straordinaria, e in questo secondo mandato di proiettare Teramo nella storia che merita, il futuro della nostra città che abbiamo già scritto, riferimento provinciale e regionale. Un ruolo importante che mi onora, e soprattutto mi onora per questa città che è nel mio cuore, con tutto il senso di responsabilità che questo ruolo comporta e che sicuramente cercherò di portare a termine nel migliore dei modi. Penso di aver dimostrato in questi 5 anni la mia apertura al dialogo, al confronto, e soprattutto cercare di lavorare al meglio per migliorare questa città che ha tante potenzialità, tanti progetti, come abbiamo più volte ricordato, da portare a compimento per dare un nuovo volto a questa Teramo. Deleghe importanti? Sì, deleghe importanti, il bilancio che ho già svolto come assessore nei 5 anni precedenti e la delega alla comunità educante, quindi all'istruzione, che sento particolarmente sia nella doppia veste di madre di 2 discepole, ma anche come figlia di un insegnante, consapevole dell'importanza che la scuola ha per le generazioni future, per i nostri ragazzi che saranno poi coloro i quali consegneremo per il futuro a questa città. Una città che deve essere naturalmente gestita impartendo quelli che sono i valori costituzionali, i valori della cultura, il valore dell'importanza della scuola come ponte per il futuro di questi giovani. Le priorità del mandato bis, d'Alberto? Le priorità del mandato bis sono sicuramente quelle di mettere in campo e portare a compimento, come ho detto anche prima, tutte quelle opere, quegli interventi che abbiamo già avviato, che daranno sicuramente lustro e un nuovo volto a questa città di Teramo. Quindi il nostro impegno sarà quello della continuità, come ha sottolineato il sindaco Gianguido D'Alberto, e di portare e di aggiungere, dare ulteriore valore aggiunto a questa nostra città.